Buonasera a tutti, mi dovreste sentire e vedere nel mio piccolo riquadro in alto a destra. E buonasera, io sono Riccardo Martinelli, per chi non mi conosce, insegno alla scuola del Castello Sforzesco pittura e disegno. In questo momento appunto siamo impegnati a fare queste lezioni di disegno online. Io ne ho già fatte diverse, per cui forse qualcuno di voi mi ha già visto, mi segue già. Questa è di nuovo una lezione, beh, lezione, chiamiamola un po', è una via di mezzo fra una lezione e una dimostrazione. È una chiacchierata su alcuni elementi che mi piacerebbe sottolineare rispetto a quello che già un po' ho fatto vedere in passato sulla penna sfera. Vi ricordo che a breve, domani l'altro, mercoledì, partirà questo corso, che è un corso abbastanza sperimentale. Tra l'altro, non so se sia mai stato fatto un corso basato sulla penna a sfera, per cui un'esperienza un po' particolare, nuova. Appunto, mercoledì comincia questo corso che può essere fruito sia, diciamo, in diretta il pomeriggio dalle 4, ma può anche essere appunto seguito in differita perché le lezioni poi restano a disposizione degli iscritti per tutto il tempo necessario. Il corso appunto sulla penna sfera sarà un corso di disegno fondamentalmente, però io ho da qualche tempo pensato che la penna può essere uno strumento molto molto utile per la propedeutica, per riuscire a sviluppare certi aspetti del disegno in modo molto buono, molto interessante. Stasera parliamo di alcuni aspetti appunto legati a questo mezzo, la penna sfera, e ripeto, anche al disegno in generale. Vi ricordo, come al solito, che potete fare le vostre domande scrivendo a fianco del video, nella bacheca che c'è a fianco del video. Io, se qualcuno vuole disegnare con me o anche farlo in seguito, magari dopo aver visto la lezione, i lavori potete postarli sempre a fianco del video. Però questo alla fine della diretta, perché durante la diretta non so come mai non sembra possibile farlo. Per disegnare con me vi serve delle penne a sfera, anche di colori diversi, se ne avete, può andare bene un rosso, un nero, un blu, se poi avete cose un po' strane come quelle che mi sono procurato io di recente, che appunto ho trovato queste penne molto strane, molto particolari, ma divertenti, molto molto divertenti. Poi vi serve della carta da disegno normalissima, piuttosto liscia, ecco, non mi veniva il termine. E poi una matita dura, se non vi sentite subito sicuri di andare con la penna, una gomma per ovviamente insieme alla matita per cancellare, gomma o gomma pane, come preferite, di solito si usa più la gomma pane nel disegno. E poi vi dovete procurare alcune immagini di riferimento, possibilmente o un volto o una mezza figura, qualcosa appunto da usare più come reference, non deve essere un soggetto ferreo, diciamo che comunque ci può aiutare per fare questo tipo di esercizio che vi proporrò. Stasera si parla di scarabocchi. Tutti quanti nella vita hanno scarabocchiato, sappiamo benissimo cosa vuol dire. Magari con la penna sfera si scarabocchia sul
magari mentre si è al telefono, mentre si fa altre cose, si fanno vari disegnini, eccetera, eccetera, senza mai dare troppa importanza a questo tipo di operazione, a questo tipo di attività. Lo scarabocchio, però, può essere un esercizio estremamente utile per sviluppare una certa sensibilità nel disegno. Sensibilità che è sia dal punto di vista, diciamo, formale, sia dal punto di vista dell'uso della mano, di come la mano può scorrere, può essere utilizzata. Vedremo fra l'altro anche diversi metodi per impugnare il nostro strumento, che sia la matita, nel nostro caso è la penna, che ci aiutano in alcuni casi a lasciarci un pochino più andare, a osare un pochettino di più, ad avere un po' più di coraggio. Lo scarabocchio è questo, avere anche coraggio. Riuscire a buttare sul foglio delle linee, del materiale grafico, senza la paura di dire ok, adesso sbaglio. Nelle precedenti lezioni sulla penna sfera che ho fatto e che potete trovare sulla pagina, della scuola del Castello Sforzesco, avevo accennato a questo elemento, l'errore. Tutti hanno paura dell'errore quando dipingono, quando disegnano. L'errore però è un elemento che può essere anche di ricchezza, non è per forza uno sbaglio. Quindi riconsideriamo un po' di cose. Ecco, il corso che voglio fare sulla penna sfera parte anche un po' da questo presupposto. Proviamo a cambiare anche un po' le prospettive di quello che facciamo e di come lo facciamo. Bene, allora, cominciamo, cerchiamo di andare nel vivo della questione. Come vedete, io qui ho fatto, questi sono tre disegnini che sono stati realizzati proprio fra ieri sera e questa mattina, dove ho cercato di mostrare un po' quello che voglio andare a fare oggi con voi, ovviamente a diversi gradi di risultato, di perizia, di precisione, eccetera, eccetera, però non è che dobbiamo per forza arrivare a un risultato estremamente figurativo, estremamente. L'importante è proprio, vedrete, cercare di sciogliere la mano e di capire che nello scarabocchio, e quindi comunque in un tratteggio che può anche essere molto poco preciso, che può anche essere magmatico, istintivo, veloce, eccetera, eccetera. Si può trovare quel materiale di cui, per esempio, abbiamo parlato nelle prime lezioni gratuite sulla penna sfera, e cioè i toni. Vi ricorderete sicuramente chi ha seguito anche quelle lezioni, che abbiamo parlato molto spesso di questi toni. Vi ricordate? Ecco, lo scarabocchio in qualche modo ci aiuta anche a prendere dimestichezza in modo istintivo con questo concetto dei toni che abbiamo trattato nelle precedenti lezioni sull'argomento. Poi altre cose che rivedremo in questo tipo di operazione, anche magari senza averne coscienza, è il tipo di tratto diverso, alternativo, che possiamo utilizzare proprio per cercare di differenziare gli elementi del nostro disegno, del nostro scarabocchio, che poi da scarabocchio si trasformerà come il rospo in un principe e quindi in un bel disegno. Vedete ancora altri tipi di tratteggio diverso. Vedete questo. È molto interessante questo qui con le onde, ma anche quello con i punti, i tratteggi incrociati. Sono tutte cose che ritroveremo in questo tipo di esercizio. E un'altra cosa importante è questo, cioè riuscire a capire che il nostro lavoro può diventare vario e può
parlarmi sia del soggetto del mio lavoro, per cui la testa, il ritratto che sto disegnando, oppure può darmi delle indicazioni sullo spazio in cui questo soggetto è allocato, è sistemato. Vedete che, per esempio, in questo caso c'è una specie di luce che è ottenuta da un tratteggio molto incrociato che però piano piano si dirada nell'interno. Questo è un tratteggio invece sempre multidirezionale, che mi dà un'idea di atmosfera. Se io, per esempio, questo lo metto dietro a un soggetto, gli do aria, gli do prospettiva, gli do profondità. Per cui sono cose anche queste che dobbiamo cercare di mettere dentro il nostro scarabocchio. Però adesso ho parlato anche troppo di cose complicate, come quelle che appunto vi ho fatto vedere nelle lezioni precedenti. La cosa a cui pensare in questo momento, in questo esercizio, più che altro è il fatto che io, attraverso il tipo di lavoro che faccio con la mano, come uso la penna, eccetera, eccetera, ottengo del materiale grafico diverso che può essere utilizzato proprio per definire non solo la forma e il disegno, ma anche la profondità di questo, per cui i volumi, le direzioni, eccetera, eccetera. Ma adesso cominciamo a fare qualcosa di pratico. Allora, la prima cosa che vorrei suggerire è questa. Noi normalmente, quando disegniamo, se non ce l'hanno insegnato da qualche parte, utilizziamo la matita o la penna, come tutto sommato la usiamo nella scrittura, per cui polso appoggiato e punta della matita o della penna sul foglio, e poi scriviamo con l'appoggio e la sicurezza di questo polso ben piazzato sulla carta, sul tavolo, eccetera, eccetera. Ecco, nel disegno è molto utile e molto importante riuscire a cambiare, almeno in alcune fasi del disegno, riuscire a cambiare il modo di tenere lo strumento. Qual è il modo, l'altro modo che possiamo utilizzare? Utilizzarlo come un pennello. Forse qualcuno di voi l'ha già visto, perché magari qualche insegnante di disegno l'ha fatto vedere, però normalmente, quando si lavora sia al tavolo che al cavalletto, la matita, il pittore, non fa questo, ma fa questo. Mando un po' di saluti, Ah sì, Riccardo. scusate, io sono partito subito a sprombattuto con la teoria. Prego. Salutano Maria Giovanna, Paola, Mutabor, Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Laurentia, Laura e Melissa. Melissa, va bene, ciao a tutti, buona serata, spero che la lezione di stasera sia interessante. Se avete domande, mi raccomando, scrivetemi nella bacheca a fianco del video, ma fatemele queste domande, perché noi siamo qui apposta, per cui scrivete assolutamente se avete delle curiosità, se avete dei dubbi, se non avete capito qualcosa che ho detto, oppure se magari dovete rimproverarmi perché ho fatto qualche errore, perché anche io posso sbagliare, ovviamente. Un'altra cosa che mi piacerebbe molto è vedere i vostri scarabocchi alla fine, di questa lezione. Per cui carta e penna, mi raccomando, cercate un soggetto che avete a disposizione, magari una foto di una rivista, di un libro, eccetera, eccetera, mettetevela davanti come un riferimento. Ecco, piccolo suggerimento iniziale. Cercate delle immagini abbastanza contrastate, se sono in bianco e nero, quasi quasi da preferire, perché ci aiutano a chiarire meglio
la sostanza del nostro lavoro, la sostanza di quello che dobbiamo ottenere. Allora, se avete, diciamo, molta paura e non volete partire subito con la matita, potete anche, cioè con la penna, potete anche farvi un minimo, diciamo, di idea, non chiamiamolo proprio schizzo, sul foglio con la matita, ma giusto per magari inquadrare il soggetto, no, se sto facendo un volto, che questo volto sia, diciamo, in questa posizione qua del mio foglio. Se c'ha un cappello, magari fare in modo che la forma triangolare del cappello sia identificata in una sorta di traccia, che non è uno schizzo vero e proprio, ma quasi. Ecco, per fare questo tipo di lavoro non va male neanche se ho magari guardato la lezione del Martinelli su come si disegna la testa, perché più avete, diciamo, in testa la struttura che ho fatto vedere nelle scorse settimane, questa della croce oppure quella dei tre quarti, vi invito ad andare a vedere le lezioni che ci sono appunto qui sulla pagina Facebook del Castello Sforzesco, ma adesso anche sul sito, come sempre, ma anche sul canale YouTube della scuola, per cui potete vederle dappertutto le nostre lezioni. No, non avete scuse. Va bene, allora a questo punto io vado a prendere il mio riferimento, mi vado ad Ti salutano aprire. anche Anna e Milena che sono arrivate adesso, Ciao Anna, ciao Milena. Buona lezione, buon disegno. Mi raccomando, disegnate perché poi voglio vedere i vostri lavori dopo. Allora, io mi sono preso una foto che sono aperto sul computer, per cui guarderò in questa direzione per seguire, diciamo, il mio modello e cercherò appunto nel resto del tempo di disegnare con questa modalità, fra virgolette, a scarabocchio. Ripeto, la modalità di disegno a scarabocchio è un esercizio che io vi consiglio caldamente per riuscire a smuovere la vostra mano in maniera che si liberi. E anche se magari il disegno non viene perfetto, ma non importa. Cominciamo però a lavorare con questa modalità per vedere proprio di sbloccare il nostro mezzo, la nostra mano e nello stesso tempo affinare la nostra capacità di vedere le differenze tonali di un soggetto quando lo elaboriamo. Quindi la prima cosa che dovete fare è imparare a tenere la penna come fosse un pennello, vi dicevo, no? Quindi dalla parte alta, come se appunto dovesse dondolare, no? Libera. Il peso sulla carta è minimo, deve essere veramente appoggiato, solo appoggiato, non premo. Ecco, io in questo modo all'inizio non vedrete granché del mio disegno perché ovviamente essendo molto molto leggero, io adesso cercherò di andare meno leggero che posso. Io adesso sto proprio cominciando a definire con un tratto estremamente libero, come se cercassi. Ecco perché poi una cosa interessante è questa: quando si disegna e quando si studia un soggetto, è buona norma cercare di, come si dice, cercare, proprio cercare. Lo studio è un cercare. Io cerco delle forme. Cerco dei volumi. Ecco, questo è una cosa su cui bisogna riflettere molto. Lo studio di disegno cos'è? È una ricerca. Quindi
È una ricerca che mi serve per trovare le cose, per trovare le forme, per trovare i toni. Ecco, io ora non so se si riesce già a vedere qualcosa, però del mio soggetto io ho cominciato a tirar fuori i primi. Adesso appunto calcherò sempre di più. In questo momento è giusto per farvi capire che dovete lavorare con estrema delicatezza sul vostro foglio. Adesso magari avvicino un po' il foglio alla webcam e così dovrete vedere. Vedete come io sto impostando una figura che è solo accennata minimamente e continuo appunto a lavorare così come fosse appunto uno scarabocchio. A volte vado proprio anche liberamente, però cerco di tornare spesso nei punti che devo piano piano tirar fuori, che devo piano piano a cui devo dare spessore. Lo posso fare, adesso io ho cominciato con il nero, però si può fare anche con altri. Poi quando voglio, appunto, quando ho cominciato a definire quello che sto facendo, posso anche, diciamo, cambiare la modalità e andare di nuovo perché a un certo punto io il disegno un minimo lo devo un po' precisare, no? Un volto per cui, però sempre così, in modo sbagliato, nel senso che senza preoccuparmi troppo di dove vado, cosa faccio, o meglio, un po' sì e un po' no. Cerco di guardare nel mio soggetto e di vedere dove sono luci, ombre, e magari cerco, come se facessi un acquerello, di lasciare le zone di luce un pochino vuote dal mio tratto. In certi punti ovviamente devo andare a precisare di più, tipo l'occhio, magari me lo faccio un pochettino più preciso, ma neanche tanto, no? Devo, perché se no poi rompo troppo questo. Se sbaglio e calco troppo un punto e quindi magari mi viene troppo scuro, rivaluterò tutto la struttura intorno. Ecco, adesso magari comincia a vedersi un pochettino di più quello che è il risultato, credo. Ecco, approfitto per fare una cosa. Quando io scarabocchio, a volte faccio uno scarabocchio di tipo appunto circolare, delle spirali, eccetera, eccetera, però non è detto che debba sempre essere di questo tipo. Io magari posso anche dare delle direzioni, per cui magari fare una cosa più lunga, più stretta. Ecco, questa cosa che può sembrare poco intelligente, in realtà è molto utile per capire, per esempio, che tipo di materiale grafico mi serve per differenziare quello che sto facendo. Quindi poi magari questa cosa, chissà che non me la porti dietro anche quando disegno in altro modo.
l'esercizio del lavorare in questo modo con appunto lo scarabocchio è utilissimo proprio per questo, per riuscire a individuare delle modalità di produzione del nostro materiale grafico. E piano piano vedrete che togliendo, diciamo, l'attenzione che normalmente è quasi è fin troppa alla struttura del disegno, al fare il buon disegno, eccetera, eccetera, magari scoprite delle cose che hanno a che fare, per esempio, con il volume, che vi aiuteranno a fare dei disegni molto più interessanti rispetto a quelli in cui magari state un sacco di tempo a cercare di fare la curva giusta e la proporzione di tutto nel modo più assoluto. Poi, ecco, anch'io, vedete, ogni tanto qualcosina vado a precisare, non è che proprio. Però, cioè, cerco di stare un po' indietro, in maniera che, diciamo, la mia personalità di artista venga più fuori dall'istinto che metto nella mano, piuttosto che da, ok, adesso decido che qui c'è appunto il ciglio, c'è l'occhio, eccetera, eccetera. Vado anche fuori, ma sì, perché no? Perché appunto, come vi dicevo, io posso anche lavorare sullo spazio in cui è collocato il mio soggetto. Poi, cioè, non è che è una cosa che dico, se non lavoro sempre, sempre di continuo, succede qualcosa di brutto. Cioè, posso anche ogni tanto fare questo e poi magari invece mettermi a precisare maggiormente qualcosa perché non mi piace che sia proprio completamente. Però vedete come questo materiale piano piano si compone. Ci sono poi anche delle cose interessanti da scoprire proprio sulle direzioni delle forme. Per esempio, vedete come queste labbra e questo naso corrispondono anche un po' all'inclinazione che ha la struttura dell'occhio. E allora a questo punto, magari perché non fare che anche il capello in qualche modo segue? Perché appunto si scoprono facendo questi tipi di esperimenti, si scoprono anche cose utili per capire come comporre. Altra cosa che mi piacerebbe molto nei prossimi corsi affrontare, no? Perché comunque il disegno non è solo copiare qualcosa, anzi, cioè, se mi sente il mio maestro Rovida con la copia mi fulmina. Non si copia, non si copia. Quando si disegna non si copia assolutamente. Non ci sta guardando, fortunatamente. Fortunatamente non c'è, non è fra gli spettatori. Comunque, che cosa vuol dire che non si copia? Vuol dire che non devo essere completamente schiavo del mio soggetto, non sono un fotocopiatore. Devo metterci sì quello che vedo. Ma è la mia visione delle cose, per cui comunque è sempre bene cercare di
di farlo con dei sistemi che mi fanno arrivare più profondamente alla mia di espressività. Almeno questo è quello che penso io sul disegno, sull'arte. Poi ci sono ovviamente molti aspetti, molti approcci, eccetera, eccetera. Ora, io normalmente, se fossi, diciamo, da solo nella mia cameretta o da qualche parte, perché poi in realtà disegno molto anche sul metropolitana, sul treno, la penasfera, io ho cominciato a usarla proprio perché mi permetteva di disegnare in queste situazioni, mentre viaggiavo, mentre facevo altre cose, mentre aspettavo, e ho scoperto appunto che può essere uno strumento estremamente utile e interessante. E io ho ripreso a disegnare, ho rimparato a disegnare proprio attraverso l'uso della penna sfera, che mi ha permesso appunto di arrivare più profondamente alla mia espressività. Per questo è uno strumento che vi propongo anche in un corso, e vi suggerisco caldamente di provare a utilizzare, proprio perché spesso si dice: mi piacerebbe disegnare, ma non ho il tempo, non riesco a farlo, perché non ho mai il tempo di mettermici, eccetera, eccetera. Basta una penna a sfera, ci sono anche di vari colori, per cui abbiamo visto si può anche variare questa cosa, e ovunque mi trovi, ho 5 minuti, posso disegnare. Ecco qua, questo sicuramente non è uno dei miei disegni migliori, però credo che abbia reso un po' il concetto che vi volevo raccontare questa sera, e attraverso questo concetto raccontarvi anche altre cose tecniche, più o meno tecniche. Ecco, un'altra cosa, per esempio, compositivamente, vedete come, per esempio, io dal capello, se esco un po' fuori e faccio, diciamo, delle volute che escono fuori dalla struttura del capello, poi posso anche lavorare sulla manica del vestito un po' con la stessa forza, con lo stesso risultato, diciamo, estetico, però nello stesso tempo ottenendo diversi. Io, per esempio, ho un soggetto con una manica fissa, ferma, che cade, e invece con questo tipo di tratto gli sto dando una dimensione più di, come se lei aprisse il braccio, come se. E poi, appunto, senza, come si dice, paura, magari vado anche sopra la guancia, vado sopra molto leggero, però cerco e poi cerco di precisare di più i volumi, andando su dei toni molto, molto, molto scuri, no? Nei capelli, per differenziare, per creare un po' questi spazi, per creare questo materiale. Ecco, vedete come lo scarabocchio può diventare interessante proprio per la costruzione del materiale. Bene. Mi avvicino un pochettino. Allora, quindi vi chiedo di provare a fare proprio dei lavori di questo tipo. Vedete, io ho fatto dei frontali, ho fatto dei profili. Si può fare, vedete, ecco, per esempio, un lavoro come questo, per cui mando, diciamo, il tratto in una direzione, come quasi creando, diciamo, una figura in movimento, sembra quasi che ci sia del vento. Ecco,
Questo tipo di lavoro poi può essere anche rivisto in certi artisti, per esempio Segantini ha fatto dei disegni in cui il tratteggio sembra quasi scarabocchiato, è molto interessante, è molto di ispirazione. Se avete, problemi a partire subito con la figura, questo esercizio può essere anche fatto in un modo astratto. Come? Vi faccio vedere. Io, per esempio, posso partire con questa volta partiamo con il verde. Faccio uno scarabocchio proprio assolutamente astratto e uso questo materiale come traccia. Per cui magari alcune zone possono essere delle rientranze, delle ombre, altre possono essere invece in luce. E quindi poi lavoro su un discorso di creare volumi, sempre con la stessa logica. Quindi la penna la tratto come quasi un pennello, leggero in un primo momento, poi dopo piano piano, quando ho bisogno, vado a scurire. E piano piano la trama, diciamo, del mio primo scarabocchio, buttato assolutamente nella casualità, io lavoro con la casualità, però poi dopo questa casualità me la riutilizzo per fare qualcosa che non è più completamente casuale, ma diventa uno studio di forme, no? Come per esempio potevano fare gli artisti cubisti, gli artisti delle avanguardie, che partivano in effetti spesso da un'idea, diciamo, di utilizzare la casualità per poi andarci con l'idea. Vedete che dal mio primo scarabocchio adesso comincia a venire fuori qualcosa che piano piano prende. E questo, vedete, non è minimamente stato progettato. Io credo che non ci sia ancora molto tempo. Federico, quanto? 5 minuti? Abbiamo ancora 5 minuti. Vi ripeto, mi piacerebbe che provaste questo esercizio proprio così, come un modo per lasciare andare la mano, liberare la mano, prendere coraggio. Non pensare, ecco, adesso sbaglio. Se sbaglio, non importa, sto scarabocchiando e ci vado sopra e farò in modo da cambiare la direzione del mio lavoro anche nella versione. Poi estremamente liberatorio questo tipo di esercizio. Per cui questo potrebbe, vedete, assomigliare un po' alla scritta di un murales o qualcosa del genere, se ci lavoro in questo modo, tirando fuori. Io poi adesso sono partito con il verde e magari adesso ci comincio a lavorare anche con un po' di rosso e c'è Angela che è arrivata adesso, ma le ricordiamo che comunque può rivederla in qualsiasi sì, momento, eh. Angela, se ti interessa, perché adesso sei arrivata poverina proprio sulla parte più, cioè ti sei persa la parte figurativa della lezione, però c'era e se vuoi la puoi andare a vedere quando è finita la diretta, puoi andare a rivedere la parte che non hai visto. O chi per esempio volesse
rivedere perché magari non ha colto oppure per un momento si è distratto, ha avuto una telefonata, eccetera, eccetera. Potete assolutamente farlo e potete andare a rivedere tutto quanto. Ribadisco per chi si fosse appunto collegato solo da poco che questa lezione è un po' a seguire quelle sulla penna che ho fatto qualche tempo fa, che potete rivedere sulla pagina della Facebook del castello, della scuola del Castello Sforzesco. Le potete rivedere anche su YouTube perché adesso sono anche lì sul sito. Vi ricordo che queste lezioni in qualche modo sono propedeutiche a un corso che partirà domani l'altro, mercoledì, sul disegno con la penna sfera. E c'è ancora la possibilità di iscriversi ovviamente fino all'ultimo giorno, per cui chi fosse interessato a seguirmi in questa strana avventura. Insomma, Sì. era il gatto che stava cadendo dal balcone. Ah, oddio! È vero che c'hanno 7 vite i gatti, però insomma, meglio di no. Niente, quindi vi potete iscrivere al corso, postate i vostri lavori a fianco qui della bacheca dopo che finite la diretta, anche nei prossimi giorni. Tanto io comunque ogni tanto vengo a fare un giretto per vedere se qualcuno ha scritto. Ricordatevi, oltre al mio corso, peraltro, ci sono anche altre attività della scuola come il club del disegno che potete andare a vedere, diciamo, più informazioni sul nostro sito. E un'ultima cosa, io fra l'altro in questo periodo ho fatto delle lezioni sulla propedeutica, la figura da giugno probabilmente, quindi io avrò un altro corso relativo proprio alla propedeutica, alla figura e alla figura del vero. Però non so dirvi esattamente quando partirà. Bene, io direi che ci siamo, l'esercizio più o meno ve l'ho fatto vedere, quello. Come vedete, anche quello astratto può essere interessante, può essere divertente e può portare dei risultati anche molto carini, molto interessanti. Vi aiuta anche poi a lavorare su, come vedete, i volumi. Bene, prima di salutarvi, vi ricordo gli appuntamenti di Lapis di domani. Allora, domani alle 16 per Lapis Kids ritagliamo figurine colorate con Flavia Baldinucci alle 16, mentre invece alle 18:30 per Lapis Atelier ritratto le ombre con Vanadia Cantaro. Bene, io per stasera è tutto, spero che sia stata una lezione interessante, anche se un po' strana. Mi raccomando, spero di vedere i vostri scarabocchi a fianco qui del nostro video, stasera o nei prossimi giorni. Buona serata a tutti.